Prima si accende il forno e poi dopo tu parti, tu ci metti la farina, l'acqua e la farina. Lievito lo metto la sera, se ne metto un pochino di lievito, tanto c'è la pasta madre. Quando si inizia a presto, alle volte dalle 3 alle 8, alle volte anche d'inverno anche più prima perché lievita meno, capito, ma se no, dalle 3 alle 8 le pronto. No? L'estate c'è problemi, però l'inverno è più duro per lievitare, ma c'è il cuore ci voglia. Ora che tu parti col furgone, infatti questo tonino lui ci fece proprio da quando si incominciò, da quando si accese il fuoco, poi da quando si cominciò a impastare, a mettere le lastre, poi per partire col furgone, proprio tutto, fino a un andò via. Tutto il ciclo? Sì. L'inverno la si mette in forno, la riscalda lui la mattina dalla calda. Poi la si corregge perché non uscirebbe la pasta, si impasterebbe lì dentro. E si viene, si mette 3-4 giorni, non lo devo fare, mette l'acqua e poi si fa la farina e la si impasta fino a che non è arrivata a questo punto qua e questo è bene il lievito, vedi il pane. Un po' di lievito di birra, ma poco perché puzza, secondo me puzza, allora ce ne metto poco, cioè per mangiare meglio. E poi sono le legne, sono una barca di legne. Non è difficile vedere quando è caldo il forno, perché non sa cosa, non sa niente, capito? Però se no poi. E è infornato tutto lo vuoi fa tutte le linze, non è infornato, cioè ci vuole la mano. Ma poi secondo le richieste si fa il pane. L'estate se ne fa di più perché si è in negozio come fa. Insomma, si vende anche lì. L'inverno siamo rimasti poi. E grandi. Io sono dei più piccini, si vede, sai.